Insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Oh, sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti, appena finito il primo tempo, un gran bel Milan, bello ordinato. Una squadra compatta, mi sono piaciuti tutti, molto bene Brahim Diaz, ragazzi. E se continuate a dire che questo Brahim Diaz non può essere il numero 10 del Milan, è perché veramente di calcio ne capite poco. Una bella squadra, tante occasioni, anche loro stanno giocando, probabilmente questa era la partita più insidiosa della giornata di Serie A, fra ieri e oggi, fra sabato, domenica e lunedì. Bene, bene, chi ben comincia a metà dell'opera, andiamo avanti così, bisogna spingere, lottare su tutti i palloni come stiamo facendo. Davidino Calabria è rinvigorito e sta dando il 120% con la fascia sul braccio, è un bel Milan, ragazzi. È bellissimo ricominciare la stagione così. Scusate se non sono riuscito a fare il video appena prima della partita, ma sono dovuto andare a firmare, ve l'avevo detto che da oggi parto con la diffida, quindi firma mezz'ora prima della partita. E niente ragazzi, ci vediamo appena finita la partita, partiamo subito con la live. Sono convinto che questo Milan in questa stagione ci potrà dare grandi, grandi soddisfazioni. Aspettate una bella sorpresa in live perché probabilmente avremo un ospite molto, molto gradito per festeggiare. Ragazzi, che dire, il diktat della partita è stato un po' palla Mike Maignan lancia lungo. Ragazzi, questo portiere è un difensore aggiunto. Gioca molto alto, l'avete visto ragazzi, mi sembra René Higuita, ragazzi, ha fatto un'uscita con i piedi degna del miglior René Higuita, gli manca solo il colpo dello scorpione. La parata dello scorpione era nei dita, nero e nero, quindi ragazzi, bene, bene, difesa molto bene, belli compatti, a centrocampo stiamo andando bene, Sandro Tonali mi sta piacendo tanto, 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 tanta personalità per Sandrino che se il pallone era 2 cm indietro, lui era 2 cm avanti, rischiava anche di fare il primo gol col Milan. Brahim Diaz il migliore in campo, tanta personalità, si prende responsabilità in tutte le zone del campo e oltretutto sta facendo una cosa che non ci aveva mai fatto vedere, sta facendo anche il giocatore di raccordo, lo vediamo in ogni zona di campo e questo è per farvi capire quello che realmente vale questo giocatore. Questo è un giocatore che è un futuro campione. Non ce n'è, sto ragazzo è vero, non parliamo subito, non buttiamoci troppo avanti, ma il Folletto è veramente un giocatore con i controcoglioni. Leao ogni tanto mi sparisce dalla partita, però quando tocca il pallone si vede che può fare tanto. Olly Giroud ha avuto una bella occasione, non ha avuto tante occasioni sotto porta, ma è molto importante a livello tattico. È un altro giocatore che porta via due difensori, alla stregua di Zlatan Ibrahimovic. Con questi giocatori in campo, due difensori sono sopra di loro. Molto bene tutti, un bel inizio, un bel primo tempo. Ragazzi, ci vediamo subito dopo a fine partita. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò, sono lato rosso nero, da bandito morirò. E mi è andata bene che siamo in trasferta, se no mi toccava andare a firmare anche a fine partita. Ciao ragazzi, a dopo!